Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare il regolatore di temperatura AL8010F che troviamo nel negozio online. Nel mio caso acquistato su eBay a un prezzo di 10 euro, compresa la spedizione. Questo modello in particolare va alimentato a 12 volt, ma abbiamo anche altri modelli a 220 volt in corrente alternata, i 110 volt in corrente alternata e i 24 volt in corrente continua. Ha soltanto un contatto aperto e una sonda NTC con un cavo circa di 2 metri e mezzo. Questa è la sonda. Il range di temperatura che può misurare va da meno 50 a più 120 gradi. Questo regolatore di temperatura è di tipo industriale, con una singola uscita relè, normalmente aperta. Il produttore lo garantisce a 10 A a 230 V, ma sinceramente non collegherei tale carico. Per grossi carichi è sempre meglio utilizzare dei contattori o dei relè ausiliari. Rimuovendo la protezione troviamo i tre morsetti. I morsetti 1 e 2 abbiamo il nostro contatto normalmente aperto, il 3 e 4 per l'alimentazione, il 3 il positivo, al 4 il negativo. Ai morsetti 5 e 6 abbiamo la nostra sonda NTC. Effettuati i collegamenti come da schema. E collegate all'alimentatore, apparirà subito la temperatura ambiente. Per impostare la temperatura ambiente desiderata, clicchiamo il tasto Set. Con la freccia in su aumentiamo la temperatura e la freccia in giù diminuiamo. Con il tasto Reset torniamo indietro. Con questo regolatore di temperatura possiamo impostare vari parametri. Tenendo premuto per circa 5 secondi il tasto Set, entriamo nel menu. Il primo parametro che troviamo serve per controllare la funzione di riscaldamento o di raffreddamento. Esempio, se vogliamo controllare un frigorifero, usiamo la funzione C. Se vogliamo controllare un riscaldamento, mettiamo la funzione H. Il secondo parametro, D, serve per impostare la differenza di temperatura fra temperatura impostata prima che il relè si ecciti. È possibile impostare un valore da 1 grado a 15 gradi. Esempio, se noi impostiamo 20 gradi di temperatura ambiente e in questo parametro D impostiamo 5 gradi, il relè si attiverà quando ci saranno 25 gradi nell'ambiente. La terza e quarta funzione, LSHS, servono per limitare la regolazione di temperatura. Il parametro LS servirà per regolare la temperatura minima impostabile nello strumento, per esempio 15 gradi. La funzione HS servirà per limitare la temperatura massima nello strumento, ad esempio 30 gradi. Non è possibile superare questa soglia. La funzione CA servirà per calibrare lo strumento. È possibile diminuire di 5 gradi o aumentare di 5 gradi. L'ultima funzione, PT, ci permette di impostare un tempo di ritardo all'eccitazione del relè, arrivata a temperatura desiderata. È possibile impostare 0 minuti con un massimo di 15 minuti. Qualche esempio. Adesso il mio regolatore di temperatura è impostato come funzione di riscaldamento, funzione H. La temperatura ambiente è dei 21 gradi. Io ho impostato 25 gradi. Come vedete, la resistenza è accesa. Il contatto si aprirà quando supererò i 25 gradi. Se nella funzione di differenza avete impostato 0.
Questo è successo perché al parametro D ho messo 5 gradi. Adesso la resistenza si riaccenderà appena andrà sotto i 25 gradi. Ecco fatto. Ho anche impostato i parametri LSHS, ossia non posso scendere sotto una soglia di temperatura. Io ho impostato 15 gradi, non posso diminuire più di 15 gradi. E ho impostato anche HS non più di 30 gradi. La funzione LSHS possiamo impostarla come ci pare. Il limite è meno 50 più 120 gradi. Vedete, non posso più aumentare perché ho impostato la funzione HS a 30 gradi. Adesso il mio regolatore di temperatura è in funzione di raffreddamento, parametro C. Nel mio ambiente abbiamo 22 gradi. Io ho impostato temperatura desiderata di 15 gradi. Adesso il climatizzatore sta funzionando. Per poter spengerlo dobbiamo abbassare la temperatura ambiente. Si spingerà appena arrivati sotto 15 gradi. Adesso, superando il nostro limite di 15 gradi, il climatizzatore ripartirà. Comunque io ho impostato da sempre la funzione di differenza di più 5 gradi, quindi si riaccenderà appena supera i 20 gradi. Facciamo qualche prova di misurazione. Con dell'anidride carbonica porterò sotto i 25 gradi la sonda. Il limite di questo regolatore di temperatura è meno 50. Superati meno 50 segnerà LLL. Al momento non posso raggiungere i meno 50. Proviamo a riscaldare la sonda. Il limite è di 120 gradi,